Siete pronti? Sicuri? Noi sì, più o meno. In realtà qui dietro c'è tutto quello che dovrebbe poi diventare il mondo di Provaci alla sua sesta edizione. Il microfonino animato c'è, i concorrenti stanno arrivando, pian pianino fanno i loro provini e giorno dopo giorno si preparano al meglio per quella che sarà poi la gara realizzata in questa edizione qui al Teatro Polifunzionale di Pineto. Un vero palco, quinte, giuria, tante novità, alcune costanti come il nostro caricaturista d'ufficio, ma soprattutto la voglia di tutti i provinanti di farsi conoscere e apprezzare. In questo giro, in queste prime puntate esplorative, ve li facciamo conoscere un pochino meglio. Cominciamo. Ciao! Il primo concorrente di questa fase di provini, nome? Smeraldo. Cognome? Ferri Franchini. Professione? Libero professionista in ambito aziendale. Quindi hai a che fare con manager, dirigenti? Sì, sì. Ho da fare con questi signori, mi diverto tanto con loro. Non fare quella faccia. Da dove vieni, Smeraldo? Vengo da Pescara. E hai un hobby particolare perché hai appoggiato degli oggetti, sì, un po' insoliti. Ho tre hobby di cui non faccio la classificazione, però questo per voi oggi porto degli effetti di magia da scena. Magia da scena? Sì. Cosa vuol dire esattamente? Vuol dire sbalordire le persone con degli effetti magici, rifacendo riferimento a Mago Merlino o Harry Potter. Addirittura, certo, alla grande. Un bambinone anche io. Vedo degli oggetti un po' particolari, sì, appoggiati lì. Sì. Servono per fare numeri di magia o? Sì, sono dei supporti e questo è un attrezzo magico che viene al tempo di Merlino. Quindi sicuro? Per il pubblico ho cercato di portarvelo in esclusiva mondiale. E qui ho un mazzo di carte, un mazzo proprio da professionista della magia e illusionismo. E dietro le mie spalle ho un leggio con una cornice, un picoglass, un foulard, un portafoglino per qualcosa che potrebbe occorrere durante la serata. Beh, gli amici che stavano qui osservando la preparazione hanno notato che questo aggeggio che tu dici risalire all'epoca di Merlino in realtà somiglia molto a una qualcosa che si avvicinava alle telecamere. Sì, è una... Di un tempo. Telecamere di un tempo, però lei è abituata anche a leggere il pensiero. Ah, quindi ecco. Allora l'arduo compito di penetrare nel pensiero. Uh-huh. E trasportare magicamente qualcosa che poi vedrete perché è sorpresa, sorpresa. Ho capito. Misdirection. Si diceva cinepresa, mi correggono. Chiedo scusa, la telecamera risale a un'altra epoca. Giusta correzione, sì, perché dalla televisione si impara. Allora, tu hai bisogno di qualcosa di particolare a parte questi oggetti? Sì, mi occorre l'attenzione del pubblico, ovviamente, che state attenti a guardarmi. Uh-huh. Concentratevi, attenzione. Ok. Non alzatevi a prendere nulla a mangiare. Prendetelo prima, poi vi accomodate e assistete allo spettacolo. Però per quello che occorre a me in questo momento, per realizzare la vostra giornata, mi serve qualcuno del pubblico. Chi del pubblico vuole partecipare? Troviamo bene, un passante. Venga lei. Beh, un applauso al nostro amico del pubblico. Bravo, complimenti. Cioè, è venuto a curiosare, wow. L'abbiamo coinvolto per forza. No, no, si scherza. Lui ma volontariamente si è presentato. Un applauso, complimenti. Il cane alto così, mi raccomando, si diverta. Quando faccia qualcosa. Mi pare di capire che il provino è già partito per te. Per me sì. Non devo dire pronti. No, ok, perfetto. Mai, vai liscio. Partito. Bene, allora... Gentile pubblico, attenzione. Allora, lei come si chiama? Aurelio. Ma la chiamano Aurelio o si chiama da sola Aurelio? Anche, mi chiamano e mi ci chiamo anche da sola. Poi. Benissimo. Ok, allora la chiamo da solo. Allora, si chiama Aurelio. Aurelio. Aurelio, grazie Aurelio. Allora, ti invito un attimo ad accomodarsi una di queste sedie a scelta. Quale sedia scegli? A o B? A. A. Confermiamo A. Un applauso al signor che ha scelto la sedia A. Bene.
Adesso lascio un attimo il microfono e prendo un mazzo di carte, un normalissimo mazzo di carte di cui tutti noi siamo abituati a giocare a burraco al mare, a giocare con gli amici a poker. Anzi, vi consiglio, non giocate mai a poker con un mago, perché è pericoloso. Passo subito. Se avessi bisogno, io rimango defilata, ma sono assistente audio. Allora, dimmi stop quando vuoi. Prendi questa carta, mettila nel mazzo, l'hai vista? Guarda attentamente, te la ricordi? Sì. Ok, adesso la vado a mischiare, così, in questo modo. Vediamo cosa è successo, così. Bene, adesso, siccome noi non ci fidiamo troppo del pubblico, non di voi, non mi permetterei mai, no, del pubblico qui, perché sembra di farci tranello a noi, io adesso prenderò una penna che sta qui dietro la mia tasca, la consegno al nostro amico, poggio il mazzo nel mazzo, lo rimetto qui, così, parcheggiato. Adesso prendo un blocco, invito lo spettatore a segnare la sua carta lì su quel blocco, adesso così. Sbirciare, non guardare. No, io non sbircio, mi giro. Bravo, dall'altra parte. Mi sono girato, attenzione, voi concentratevi a casa però, mi raccomando, non vi muovete. Lei non vada a prendere Coca-Cola con le patatine, che la fa ingrassare, attenzione, stia fermo, si concentra anche lei. Ha segnato, ha scritto, allora strappi il suo foglietto, se lo prende. Non ce lo far vedere? Non ce lo far vedere, altrimenti è troppo facile. Bene, adesso vi presento un ulteriore accrocchetto. Un attrezzo, chiamato accrocco. Il quale accrocco è una cornice, quindi questa cornice è picoglass, normale cornice, guarda attentamente in questa cornice, guardaci, mettiamo qua, adesso la copro e passiamo all'effetto chiamato Polaroid. Tutti noi ci ricordiamo la Polaroid, quindi prendo questo foulard, lo metto su questa cornice così, la copro, prendo la trasmissione del pensiero. Adesso devi fare una cosa, devi prendere questa telecamera, cinepresa, qui c'è un pulsante, ti concentri, pensa intensamente alla tua carta e schiaccia quel pulsante. Io prendo questa cornice, così. Allora guardala, guardaci, punta questa cornice, attentamente, punta, pensa alla tua carta, pensaci, stai pensando? Vediamo un po', che carta era? Nera? Quindi era l'asso, quindi c'era l'asso di cuori che stava qui. E quindi che è successo? Ma non c'è l'asso di cuori, perché tu immaginavi che stava qui, però se apri la telecamera, togli svita, cinepresa, siamo giovani, guarda cosa c'è dentro, il Q. Però tu cosa hai scelto? Hai scelto l'asso? Asso di cuori. Asso di cuori. Trova l'asso di cuori in questo mazzo. Prendilo. Lo facciamo lavorare, spettatore. Sì, spettatore, suda. Non sudare però troppo. Pagato, poi. Certo. In salsicce e arrosticini. Ottimo. C'è l'asso di cuori? C'è? Al momento no, credo di no. Quindi abbiamo letto nel suo pensiero che è un uomo che è appassionato di donne, quindi ha scelto due donne, perché lui è un asso, quindi avendo scelto l'asso è scappato, ma l'asso è lui tra due donne. Quindi la donna che era qui dentro e l'altra donna che era nella cornice. Quindi vediamo un uomo che è un grande Valentino, quindi un uomo tra due donne, lui è un asso. Effetto riuscito. Grazie. Questo è un numero che mi aspettavo assolutamente. Grazie a Smeraldo Ferri Franchini, grazie a Aurelio per la pazienza. Abbiamo imparato che quelle sono cineprese e non telecamere. Prossimo provino. A posto. Sei soddisfatto? Sei soddisfatto? Sì, va bene. L'effetto B
E c'è un effetto A, un effetto B, quindi abbiamo fatto l'effetto B, abbiamo recuperato, quindi va bene così. Però in trasmissione sarà peggio, poi vedete che succede, se mi chiamano ovviamente. Hai rischiato che il mago ti facesse sparire? No, tanto già sono piccoletta, quindi non ho questi problemi. Dunque, se vuoi, puoi accomodarti. Villa, al centro. Primo provino che fai? Sì. Un po' agitata? Però è dovuto, è ben normale, credo sia normale. È allora, sempre un provino. Nome? Luisa Berardi. E cognome mi ha anticipato, va benissimo. Da dove vieni, Luisa? Io sono di Crotone, è un paesino della provincia di Crotone che si chiama Crucoli Torretta, però studio a Pescara. Cosa studi? Lingue. Orientali, straniere? Inglese e francese. Va bene, un po' più standard però. Standard però sempre che servono. Sicuramente sì. Stavi parlando di una passione per la scrittura? Sì, da quando ero piccola. La prima poesia l'ho scritta quando avevo 8 anni. Addirittura. Per i miei genitori. Poi pian piano è diventata una passione sempre più forte, fino a che non ho voluto che diventasse una parte della mia professione, perché poi vorrei, sto prendendo la laurea in lingue proprio perché vorrei comunque tradurre le commedie teatrali di mia madre. Ah. In inglese e francese. Quindi è una specie di talento familiare che si sta riproponendo? Sì, è mia madre la talentuosa di casa, quindi mi ha proprio dato lei l'input per fare teatro, per fare canto, la scrittura, tutto. Quindi, hai anche studiato recitazione o hai provato a recitare? Sì, l'ho fatto per 9 anni. Poi vabbè, venendo qui ho dovuto un po' accantonare il tutto. Beh, però mai dire mai. No, mai dire mai. Qui ti presenti però non come scrittrice, autrice, attrice, ma come cantante. Sì. Quindi un'altra passione di famiglia? Oddio no, non tanto. La musica sì, è sempre stata presente nella nostra vita, però come canto è una cosa mia, molto mia. Mm-mm. Ti appartiene assolutamente come individuo? Sì. E a livello di desideri legati al canto? Cos'hai? Tanti, ne ho tanti, però mi piacerebbe molto scrivere dei testi per qualcun altro. Ah, quindi fare l'autrice, sì, l'autrice più che l'interprete. Un interprete che ti piace molto? Mimì, Mia Martini. Su calabrese tutte, come te? Sì, e anche la Mannoia mi fa impazzire proprio. Piacerebbe scrivere per lei? Eh sì. Prima o poi? Prima o poi. A proposito di scrittura, hai degli appuntamenti che ti aspettano? Perché ho sentito qualcosa di interessante. Sì, fra un mese uscirà il mio primo romanzo. Romanzo addirittura? Sì. Ho già scritto, fatto parte di diverse antologie di poesia, poi l'anno scorso è uscito un piccolo manuale in cui ho scritto pezzetti di storie, e invece adesso uscirà il mio primo vero romanzo. Possiamo anticipare il titolo? 33 pezzi di vetro. Quindi i pezzi tornano? Sì. Pezzi, pezzetti, come raccontavi prima. Poi ci spiegherai se vuoi il certo significato. E per provaci, cosa hai preparato? La donna cannone. Adesso respiri bene e tra un minuto cominci a cantare, d'accordo? Sì. Ok. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle e un giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia i maligni ai superbi, il mio nome scintillerà. Tra le porte della notte e il giorno si
si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero nero, si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, senza ali e senza rete, voleremo via. Poi la redazione è disponibile, se volete, a farvi le foto lì in sede, hanno poi la struttura loro. Grazie. Cioè, manca un po' di colore. Lo so, visto. Io sto visto. Rispetto a... Ma mi piacciono pure le foto. Stai registrando. Poi in gara dobbiamo essere un po' più rigorosi per forza, abbiamo dei tempi diversi. Andiamo, ci hanno mandato alle scuole, arriviamo alle scuole e ci stavano dei ragazzi, scusate ma il teatro polifunzionale, sì torna giù, torna indietro, andiamo di qua, andiamo di là, ma non ancora vi mettete d'accordo, dov'è che sta? È che sta infilato dietro purtroppo, vabbè, e hanno sì, creato i sensi unici. Era bello quindi, perché ognuno la diceva a modo suo, chi mi mandava a destra e chi a sinistra, dalla strada della chiesa, no? E quindi sì, perché uno passava da una zona e uno passava da un'altra zona, da nuovo testa. Capisce che questo è un allenamento utile perché ti metti alla prova prima di lanciarti in altre situazioni. Quindi sono lo fa. Perché già
Per vincere certe paure ritrosie i corsi ti fanno strapagare, paghi dai 500 ai 5.000 euro per imparare come stare su un palco, quindi figurati. Io sui palchi di piazza ci vado più tranquilla perché dico tanto alla fine, come la dico dico, ridono comunque. Però poi qua è diverso il fatto, perché lì, cioè qui sei giudicata. Beh, quindi, venite apposta per avere un parere. E chissà perché dopo mi blocco, cioè quello in piazza mi riesce più tranquilla perché ci vai con la tua infischi. Tranquillità. Te ne infischi. Qui sai che se vai in un modo qui... puoi procedere e se no, ti metti in gioco diversamente. Sì. Però non so che succede. L'abbiamo chiamato gioco spettacolo appositamente, non gara, non concorso. Gioco. Gioco spettacolo, poi impari anche come stare in gara. Buonasera. Allora, stai lì al centro. Nome? Maria Carinta. Cognome? Naccarella. Da dove vieni? Casoli. Di Chieti? Chieti. Ok, ci sono diversi casoli. Sì. Tu sei teatina, quindi, di territorio. Sì. Nella vita che fai? Imprenditrice agricola. Un lavoro importante. Casalinga. Mamma. Mamma, moglie. Faccio tante cose. Sì, immagino di sì. Di rosso vestita oggi? Sì. Ti piace il rosso? Ti piacciono i colori forti? Mi piace il rosso, mi piace tanto. La tua vita, se dovessi dare un colore, come la definiresti? Con che colore? Ma la mia vita è stata un po' marrone nei primi anni. Adesso sta andando sul bianco, insomma. Ecco. Ah, si sta illuminando? Si sta illuminando, sì, sì. Buon segno, perfetto. È un buon segno, sì, sì. Forse sarà l'età che ci porta a vedere le cose in un altro modo. Meno male, se diventano positive, meno male. Certo, vediamo molto più positivo. Senti, speriamo. Tu, a parte il lavoro, la famiglia e tutto il resto, hai anche degli hobby e delle passioni? Sì, mi piace teatro, veramente ho tanti hobby, la lettura, scrivo poesie. Uh-huh. E, ecco, anche il perché ti dicevo è anche più bianco, perché comunque posso dare più... come, ecco, posso esprimermi meglio in queste varie forme. Mi pare una cosa giusta. Certo, cosa che prima magari manco ci pensavo, adesso... Hai trovato il modo? Sì, ho trovato questo... Chi ti sostiene di più a casa? Le figlie. Ah, sono delle fan di mamma? Sì, sì. Bene, quindi sì, ti sì, seguono. Sono loro che mi incoraggiano. Benissimo. Di teatro cosa hai fatto? Ho fatto... delle scene teatrali tutte ideate da me, con degli attori scelti da me. Poi ho fatto un po' di cabaret, e ho fatto tante cose, insomma. Cioè, proprio ho fatto delle serate, tutte mie. Hai collaborato anche quindi con delle... Sì, partendo dalla poesia, siamo arrivati allo sketch, poi siamo arrivati al dialogo, poi degli attori a sorpresa... E ne vorrei rifare uno a fine ottobre. In bocca al lupo intanto. Ho qualcosa in mente, sì. Speriamo di portarti fortuna. Grazie. Come mai a Provaci? Per te è un riprovaci? Sì, è un riprovaci e mi è piaciuto l'ambiente, mi sono trovata tanto bene. E poi, ecco, diciamo anche per fare una battuta... Ci sono i parenti che mi chiamano, mi telefonano, Maria come stai? Non ti vedo più, sono venuta qui stasera così mi vedono tutti i parenti. Ciao amici, ciao parenti, io sto bene. Uso improprio del mezzo pubblico, certo. Ma va bene, ai provini ve lo consentiamo. Sì, ecco, sì, abbiamo sì. Già capito più o meno come imposterai la tua performance. Sì. Hai scritto tu un pezzo che vuoi presentare oggi? Sì. Come Io si intitola? Faccio sempre pezzi scritti da me. Uh-huh. Dal dentista. Aia. Se sei pronta, puoi cominciare. Sì, sì, sono pronta. Beh, sti giorni a rete, ma successe. Ma cominciate a dule nu dent. Mo. Succede a tutti qui, no? Ma cominciate a fa male studente da sta parte di qua. Ma forte. Sono cominciata a mangiare dalla trulata, ho detto, mo pozzi lo dentista, teniamo a passare.
Dopo un pezzo mi ha cominciato a fare male pure dall'altra parte e non potevo mangiare più e sono cominciato a mangiare anche le dente di niente, faceva come lo coniglio, ma come si fa, non si può. Sono stata costretta di andare al dentista, però sono detto, mo per non sbagliare, voglio prima, mi voglio più informazione a chi può essere. Sono parlato anche uno e mi ha detto, guarda signore, mo te le dico io a chi c'hai, tu c'hai al dottor Cariato. Che quello quando ti mette le dienti è così forte che le può lasciare in eredità alle nipote. Guarda, a me personalmente mi ha detto questo, io quando vai all'orto a attaccare le pomodori ci taglio le corde per attaccare le pomodori. Per la miseria. E ha detto ci sta frate, ma ci sta per le bottiglie della birra. Per la miseria. Un'altra uno mi sono formata e mi ha detto no, no, io ci trito l'ugrano e l'urandini e ci faccio lo sferrato alle galline. Caspita, un'altra uno mi ha detto io ci trito le prete, sono fatto battuta niente alla casa. Per la miseria, sono detto allora ci hai. No, no, ci hai, mo ci vai pure io. Speriamo che. E così sono piata l'appuntamento, sono io da studentista, arriva una signorina, dice prego, prego signore, si accomodi, mi porta per un corridoio long, camere e camerette. Arriviamo a un certo punto, entriamo in una stanza, mi fa prego, si accomodi sulla poltrona. A dove sta la poltrona? No, no, prego, prego. Ci stava una specie di seggia sdraio, imbottita, di tutto un marchingegno attorno. Mi ha detto, prego, prego. Mi sono messa al loco sopra. E so visto che ci stava un bel bicchiere d'acqua, un tovagliolo a fianco. Mi sono messa a ella, questa signorina, mi mette un bel tovagliolo, così. E sono detto, questo mo, mi porta a mangiare, così vedo a dove dell'udente. E invece non mi ha portato niente. Dopo un po' arriva questo dottore. La prima cosa che fa, si mette una mascherina. Si dice, oddio, ma questo moccio che si è messo la museruola. Mi comincia a pedalare sta seggia. E questo si faceva. Oh, e mi è arrivato sopra, dove mai? Quando me lo sono ritrovato faccia a faccia. Mi fa, apri la bocca. Io apro la bocca che la signorina mi ficca una aspirapolvere, un tubicino aspirapolvere e mocca. E mi fa, dove ti fa male il dente? Ma se mi si è messo questo in bocca, come faccio a dirtelo? Va bene, allora mo te lo dico io. Pino un ferro da uncinetto e comincia a toccare. Qua ti fa male, qua. Qua ti fa male, ho capito che qua ti fa male. Te l'ho detto io. Vabbè, allora mo non ti preoccupare che mo aggiustiamo tutto. Mo cominciamo a fare un bel lavoro, tu non ti preoccupare, apri la bocca. Mi ci avessi sta aspirapolvere. Mo, un dente quando è grosso, e neanche la punta di un dito, eh? Oh, in 2 secondi mi ha attrezzato un cantiere in bocca. Ha cominciato a ficcare le ferre da uncinetto, le ferre da calza, non trapano. Poi c'è arrivato anche la ruspa, la palla, lo motopicco. Dopo a un certo punto è arrivato anche le mezze pesanti. Erano, non trapano per cavallo petrolio. Io non la so vista, ma la so sentita. Facendo un rumore. Ho cominciato a tremare tutta la ganghetta, tutta la faccia, le capille, mi tremava tutta la camera, lo cervello. Sono detto, oh, ma che stai a fare? Mica ci esce la petroia adesso. Ma va buona, lasciate quello. Dice, guarda signora, adesso qua noi dobbiamo fare una bella ricostruzione. Dobbiamo prima di tutto pulire i canali, le canali. E chi l'ha tappato? Ma vabbè, se l'avete pulito, state attenti a non rompere le pinci. Poi mi fa, mo qua facciamo un ponte che collega il canino con il molare, poi facciamo una bella ricostruzione e poi no, è che ne mi fa proprio niente. Perché io senza progetto, senza la firma dello geometra, dell'ingegnere, dell'ANAS e l'approvazione dello SIND, che qua non si fa niente. E me la sorrida la casa. Dentista alternativo. Sì. O meglio, ha trovato una cliente alternativa. Ah sì, sì. Sicuro. Salutare qualcuno, parenti? Ma saluti a tutti. La figlia che ti ha accompagnato? La figlia Simona, sì. Un saluto a Simona. Oh, grazie Simona. Grazie che mi ha portato qui. Relax. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's
gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know. Nome? Nicola. Cognome? D'Alba. Da dove vieni? Vengo da Tessa. E che fai nella vita, Nicola? Faccio il responsabile di un'azienda dove facciamo stufe a pellet. E che ci fai? Approvaci. Sono ritornato anche quest'anno, se no voi sentite la mia malinconia, quindi è meglio ritornare, così non vi dimenticate di me. Sei un riprovaci. Sì. E se non mi ricordo male, passione per il canto e non solo. Sì, per il canto e per il ballo. Adesso sei solo soletto, quindi in che cosa ti vorresti esibire? Come cantante. Tu da quanto tempo canti? Per passione, da quando ero ragazzo. Mai fatto scuola di canto, quindi solo per una passione. Hai dei modelli, degli esempi che ti fanno da stimolo? I miei cantanti preferiti sono i neomelodici, quindi Modani, Gramaro, indifferente. Hai provato a cantare qualcosa di insolito nella tua vita, che ti è sembrato una sfida? No, mi piacerebbe cantare canzoni in inglese, ma non sono in grado. Ci proverò. Prossimo passo. Prossimo passo. Chi ti ha convinto a tornare a Provaci? Sinceramente nessuno. Dalla prima volta che ho partecipato al vostro programma mi sono trovato bene sia con voi che con la redazione, con te che sei una donna meravigliosa. E ci fate buona. Sentire al nostro adagio e quindi partecipo ogni anno. Ti diverti? Sì. Cosa hai scelto per questo provino? Ho scelto la canzone dei Negramaro, che è meraviglioso, è dedicata soprattutto a una persona a me di cuore. Beh, è una canzone che parla di amore per la vita, quindi... Sì. Però in particolare per una donna che sarebbe mia figlia, che io non ho più, quindi amore. Meraviglioso, la dedico meraviglioso per lei, non per il testo della canzone. È un bel pensiero. Grazie. Anche quando la cantò Modugno ai tempi fu una grande emozione. Tu sei pronto? Sì. Un attimo e partiamo. Mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso, ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto. Ti hanno inventato il mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, 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 meraviglioso. Thank you.
fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita è l'amore. Meraviglioso il pene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, 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 meraviglioso. Grazie. Una doccia c'è. Ma che bella coppia, non è una coppia di fatto nella vita ovviamente, coppia no. Danza? Coppia danza, sì. Allora, presentiamoci per bene, nome? Anastasia. Nicola. Cognome? De Gregorio. D'Alba. Da dove venite? Archi. Atessa. E che fate insieme, come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti proprio in occasione della puntata di Provaci, una delle puntate dell'anno scorso, in quanto il mio ballerino aveva perso, tra virgolette, la sua partner. Aia. E sono subentrata. Quindi sei una supplente, sei sì, stata. Sì. In realtà, adesso però è entrata a tutti gli effetti. Lo vedo. Della coppia. Vi vedo sereni, contenti sì, e beati. Sì. Passione per la danza comune o qualche volta discutete sulle coreografie? Discutiamo spessissimo, sì sì, certo. Per colpa di chi? Per colpa mia. Perché? Sono un po' capricciosa io. Ma Nicola, confermi? Sì, ma alla fine quest'anno sta andando alla grande, quindi perché abbiamo ricominciato i nostri corsi di ballo, quindi abbiamo parecchie persone, parecchi allievi che ci vogliono bene e quindi andremo molto d'accordo. Quindi mi è utile, mi serve, la voglio nella mia palestra, nella nostra palestra, quindi insieme possiamo insegnare quest'anno. Quindi avete iniziato così per una combinazione e ora state procedendo professionalmente. Tra l'altro Nicola sì, lavora con un'azienda, ce l'ho già raccontato. Invece tu hai anche un lavoro quotidiano un po' diverso. Sì, sono una maestra d'asilo. E ti piace? Tantissimo. L'anno scorso, se non mi ricordo male, hanno portato... Sì, mi hanno fatto questa sorpresa di farmi un cartellone con scritto «Vai maestra Stasia». Con le manine dei bambini stampate, esatto, sopra. Con le loro manine. Ma insegni anche a ballare ai bimbi? No, ai bimbi no, mi piacerebbe però, non lo escludo. Non lo escludo. Cosa avete preparato per questo provino, come Riprovaci? Per il provino ho una baciata, Story of My Life. Siete pronti? Prontissimi. Il tempo di fare spazio e cominciate. Walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone. Gone tonight, the ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm. And time is frozen. The story. Give her hope. I spent her love until she's broke inside. The story of my life. Written on
around these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now I see us in the light upon a hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. The fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Ma in una fase avanzata. Due volte ho fatto il cappello. A Provino addirittura sì, 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 mi ricordo. Ma non è un problema, tanta gente ha scelto sì, di farlo a cappella. Sì, sì. È una liberissima scelta, tant'è che non essendo facile, sto escogitando il modo, vediamo anche come arrivano alle semifinali i concorrenti selezionati, di far fare una prova all'impronta, che possa essere a cappella, che possa essere un gioco di improvvisazione, che possa essere un gioco di altro genere legato al proprio ambito, però non ci sarebbe male. Ballo? Sì, che sia un qualcosa di, da improvvisare o da risolvere al momento. Nome? Valeria. Cognome? Vaccaro. Da dove vieni, Valeria? Paglieta. E che fai nella vita? Operaia. Hai una passione, presumo, legata all'arte? Beh, sì, canto. Non è così scontato. Potresti anche essere, che ne so, una prestigiatrice. No, no, mi piace cantare. O meglio, prestidigitatrice. Mi piace cantare. Ci sono dei fan in famiglia? Beh, i miei figli sono i miei primi fan. Ah, meno male. Non sono gelosi, quindi, della mamma che si esibisce? No, no, assolutamente no. E tu canti in genere dove, come, matrimoni, perché? Matrimoni, comunioni, qualche piazza. Quindi hai già una semiprofessione avviata? Diciamo di sì. Cosa ti piace di questo? Beh, il contatto con la gente, quando applaudono, quando ti dicono brava, vuol dire che hai fatto qualcosa di buono. E tu qualche volta dici brava a te stessa? Sinceramente? Sì. Quasi mai. È un classico. Mi è capitato, ma quasi mai. È un classico, lo sai. Che cosa ti rimproveri? Io non ti conosco ancora, quindi cerchiamo di conoscerti meglio. Cosa mi rimprovero? Sì. Di essere arrivata alla mia età e non aver provato magari prima. Allora questo è il programma giusto per te? Questo è il programma giusto per me. Come mai? Provare. Brava, come mai sei qui? Chi ti ha convinta? Perché un amico mi ha parlato di questo programma. E ho detto, ci provo. Ecco, tu in maniera molto genuina hai detto che non conoscevi il programma, non è un problema, ci mancherebbe, siamo bombardati di programmi televisivi da tutto il mondo, ma per un motivo preciso tu sì, non lo vedi in TV. Perché, perché? Avendo tre figli, la mia TV è sintonizzata praticamente sempre su cartoni animati. Beh, adesso forse riusciamo a cambiare un po', perché vedono la mamma. Speriamo, speriamo di sì. Devi dare il meglio di te allora. Certo, sì, ci proverò. E cosa hai scelto per il provino? Una canzone di Anna Oxa, Quando nasce un amore. Sei pronta? Pronta. Ok. Mm-hmm.
quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore. Quando nasce un amore, è un'emozione nella gola. Da quando nasce a quando vola, che cosa c'è di più celeste di un cielo che ha vinto mille tempeste? Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Farò di te la mia estensione, farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare anche tu. Fa bene, ti piace questa voglia di dare, e ti senti capace e non ti puoi più fermare, come un fiume alla foce che si getta nel mare. Quando nasce un amore, è l'universo che si svela. Quante sola, oh amore mio, immenso e puro, ci penso io a farti avere un futuro, amore che sta già chiedendo strada tutta per sé. Farò di te la mia estensione, più farò tutte le cose che vuoi fare anche tu, sì tu. Quando nasce un amore, un amico mi ha parlato di questo programma e ho detto ci provo. Cosa una canzone di Anna Oxa, Quando nasce un amore. Celeste, un cielo che ha vinto mille tempeste, che cosa c'è se adesso... Nome? Giacinto. Cognome? Ceroni. Da dove vieni? Monte Prandone. Dalle Marche, un paesino vicino San Benedetto. Sì, 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 una regione che conosco bene, che amo tanto, e ci seguono anche da lì, tra l'altro. E che fai nella vita? Il barista. Ti piace? Sì, abbastanza. Bartender o barista più posato? No, barista più posato. Però di la verità, quando magari stai chiudendo, qualche lancio provi, qualche acrobazia con gli shaker, no, con le tazzine da caffè? Neanche. Tranquillo. Tranquillo. E cosa ti piace del tuo lavoro? Lo stare a contatto con la gente. Non ti fanno perdere la pazienza a volte? Sì, a volte sì, vabbè, ci sta anche, però no, mi piace stare a contatto con la gente. Meno male. Senti, dalla telecamera ti stanno guardando tante persone da casa, sì. Guardali negli occhi. Ciao. C'è qualche tuo fan particolare? No, beh, a parte la mia famiglia, i miei amici. Beh, sono tanti comunque famiglie e amici, sì, che sì, ti supportano, sono già un gran capitale. Assolutamente, sì. Perché tu ti presenti come? Cantante. Cantante. Sì. Che cosa ti piace cantare di solito? Guarda, il mio genere è pop soul e canto questo. Hai sperimentato anche altro oppure è stata una scelta diretta, mirata? È stata una scelta diretta e mirata.
Perché ti senti più a tuo agio con il timbro di voce che hai, sì, con l'estensione. Quanto sei alto tu? 1,89 m. Abbiamo già detto, anche questo conta, perché hai una cassa toracica imponente. Funziona. Ti piace cantare da solo? Hai provato anche in gruppo, gruppi vocali e non? Sì, abbiamo messo su un gruppo vocale l'anno scorso, un gruppo vocale di 8 voci. Abbiamo inciso un singolo tramite una casa discografica, però poi la cosa è scemata per problemi, punto. Non è facile, esatto. Questo lo sappiamo. Cosa hai pensato quando hai visto i comunicati su Provaci? Ne ho detto proviamoci. Ma non è il primo concorso che fai? No, assolutamente no. E cosa ti spinge a riprovare durante un concorso o un altro concorso? Guarda, la determinazione, il fatto di farmi conoscere, comunque sia sempre un'esperienza, sempre un'occasione per crescere, quindi lo faccio volentieri. Se ti dovessi dare un obiettivo, quale sarebbe? Beh, lanciamoci, esagera. Beh, diventare cantante, cantare su palchi. Quale palco, per esempio? San Siro. No, noi lo diciamo spesso, sì. Sognate in grande, ma attenti, perché i sogni poi possono realizzarsi. Ma magari. Poi bisogna essere pronti. Magari. Prontissimo? Sono pronto, credimi. Ti credo. Cosa hai scelto per il provino? Hallelujah. Sei pronto allora? Sì. Vado. Vai. I heard there was a secret court David play and pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. When you're faithful, strong, but you need a proof. You saw it bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the there's a God above, but all I ever left from love, how to choose somebody who I drew ya. It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who see the light, it's cold and it's a broken heart. Hallelujah, hallelujah.
know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no